si parla di Papa Francesco, perché qui in Campidoglio? Bene, Papa Francesco, questa idea di questo convegno è nato quasi per gioco, in un bar a Trastevere tra me, Marco Politi e Marcello Filotei. Ci siamo interrogati e ci siamo chiesti che forse era il caso di fare il punto della situazione dopo 2 anni di pontificato e di farlo in un luogo simbolico come il Campidoglio, dopo tutte le difficoltà che sono state a Roma negli ultimi tempi, perché il Papa Francesco ha un impegno pastorale su Roma, perché è il Vescovo di Roma, e abbiamo deciso di farlo attraverso un dialogo che tenesse conto di vari punti di vista, di varie sfaccettature, da quello del clero, della curia con il cardinale Popo Palmeiro, a quello della cultura con la dottoressa Cavani, ma anche l'impegno e la visione dei magistrati come quello di Caselli, visto che questo è stato il Papa che ha scomunicato i mafiosi, attraverso un biografo e un decano del giornalisti vaticanisti quale è Marco Politi, con l'idea forte che il cammino e le sfide di Francesco siano a livello globale un po' in piccolo anche il cammino e le sfide di Roma e quello che ci appresta per il futuro. È una visione positiva, difficile, perché comunque il cammino e le sfide sono lunghi, tortuosi e difficili e pieni di difficoltà, ma anche avvincenti, con un'attenzione particolare agli ultimi, alle periferie e alle persone che soffrono.